Via Riciclestate edizione 2016. Edizione numero 11, Riciclestate è nata qui a Salerno, in provincia di Salerno, oggi è diventato un format esportato in altre regioni italiane, dalla Toscana alla Liguria, dalla Puglia alla Calabria, per dire che dai piccoli comuni salernitani, poi dallo stesso capoluogo è partito un messaggio importante al resto del paese, che si potesse realizzare una buona raccolta differenziata per avviare poi i materiali al riciclaggio. Questo grazie naturalmente alla collaborazione del CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ma anche delle tante amministrazioni locali, senza le quali sarebbe impossibile una iniziativa come questa, che ha un valore simbolico, è un messaggio culturale, invita i cittadini a continuare la raccolta differenziata anche durante l'estate, durante le vacanze, un piccolo gesto che aiuta le nostre coste, il nostro mare, la nostra economia, la qualità della nostra vita, ma è anche un elemento per una nuova economia. Nell'economia circolare i materiali sono fondamentali e la parte del leone la fa proprio la frazione, la quantità di rifiuti che incessantemente noi produciamo. Accanto a iniziative di riduzione bisogna incentivare raccolta differenziata e riciclaggio. Naturalmente questa poi è diventata un'occasione pure per rilanciare l'immagine della Campania, per anni vituperata, anche per colpa nostra, dei cittadini di questa regione, che l'avevano resa tra le peggiori d'Italia. Oggi non è più così, bisogna prendere atto che la Campania naviga tra le regioni con le migliori percentuali di raccolta differenziata a livello nazionale. Noi dobbiamo fare di questo un segno distintivo, dobbiamo raccontare al resto del paese che anche una regione che era partita con grandissimi handicap è saputa risorgere e oggi assurge da questo punto di vista a modello.